È uno sport capillare, è uno sport diffusissimo, uno sport che vede la partecipazione di migliaia veramente di amanti di una pratica sportiva che insomma non solo è diffusa, ma come dire, costituisce attraverso le sue articolazioni in quasi tutte le comunità anche un tessuto sociale. I bocciodromi rappresentano così dei luoghi nei quali, oltre a fare una sana pratica sportiva amatoriale, costituiscono anche dei luoghi di socializzazione. E peraltro legare questo sport così diffuso nella nostra regione ormai da più di 10 anni a un fatto di solidarietà come quello di devolvere la iscrizione dei partecipanti a questa gara che si svolge in un'unica giornata in tutte le Marche, e come dire, sottolinea ancora di più la volontà degli addetti a questa pratica sportiva, insomma, di non solo praticare uno sport ma svolgere un ruolo rilevante da un punto di vista sociale. Quest'anno si lega questo evento al riconoscimento dell'importanza che ha nella nostra comunità marchigiana la Lega del Filo d'Oro, e quindi il Consiglio regionale delle Marche non poteva essere assente da questa iniziativa, ma l'ha sostenuta, ne tesse le lodi e ringrazia la Federboccia per aver messo in piedi un'attività di questo tipo.